Bene, buongiorno e benvenuti quindi a questa Gran Loggia 2023 del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani. Cominciamo con un momento particolare, un momento molto significativo all'interno di questa Gran Loggia 2023. È il momento in cui avverrà una testimonianza, e questa testimonianza ci è data da Sara Aginejad de Argani, spero di aver pronunciato bene il suo nome, Sara sicuramente, studentessa iraniana. Sara è stata costretta a lasciare il suo paese, che sta attraversando, come sappiamo, una situazione molto difficile, in cui sono calpestati ormai da tempo i diritti delle donne e più in generale i diritti umani. Negli ultimi tempi hanno preso vita tante proteste, come seguiamo anche sui media. Quindi è importante non far cadere l'attenzione su questa situazione ed è per questo che Sara stamani è qui a portarci la sua testimonianza. Come vedete, gli facciamo un applauso. Con noi ci sono anche il presidente del Collegio dei Maestri Venerabili della Campania, Giovanni Esposito, e il Gran Maestro Stefano Bisi, il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani. Quindi grazie a Sara per la presenza, che interverranno poi alla fine della testimonianza di Sara. Sara, grazie per la presenza alla Gran Loggia 2023 e prego, puoi fare il tuo intervento. Grazie. Grazie mille. Ok, buongiorno a tutti. Prima di tutto mi dispiace per il mio italiano. Alcuni di voi sapete che italiano è la mia settima lingua, quindi mi dispiace, ma riesco a fare il mio migliore. Iniziamo. Buongiorno a tutti i presenti e grazie di essere venuti qua a questo convegno e a sentire anche la mia testimonianza. Io sono Sara e sono in Italia grazie ad un dottorato di ricerca. In Iran insegnavo storia dell'arte nelle università, ma ero insofferente perché non volevo accettare i regolamenti che la Repubblica Islamica ci stava imponendo. Alla fine, ad un certo punto, ho dovuto lasciare il mio paese e iniziare una nuova vita qua in Italia. Forse se vivessi in Iran avrei la mia famiglia al mio fianco e avrei una vita più agiata, visto che provengo da una famiglia benestante. Ma non lo posso fare. Non posso farlo perché non me lo permettono, ma soprattutto perché non voglio vivere come loro vogliono impormi. Sono come un uccellino che è uscito dalla sua gabbia e non è pronto per tornare indietro. Non vuole più tornare in gabbia. Io ora sono qui per ricordarvi ciò che sta accadendo in Iran e ciò per cui stiamo combattendo. Io sono qui per i miei fratelli e le mie sorelle. Io non voglio vedere questi perché non posso parlare. Possiamo... Grazie. Per favore, prima di tutto, vi prego, prima di tutto, bisogna fare una importante e netta differenza tra l'Iran e la Repubblica Islamica. Sono concetti contraddittori. L'Iran è occupato dal regime della Repubblica Islamica e non devono rappresentare l'Iran. La nostra storia, il nostro popolo,
la nostra cultura, la cultura persiana per tutto il mondo. Dopo la rivoluzione del 1979, una delle prime cose che ha fatto Khomeini è stato l'obbligo del velo per le donne. Il velo, quel velo, non è solo un pezzo di stoffa. Il velo rappresenta la parte visibile di tanti diritti che sono stati tolti alle donne. Diritti come il divorzio e la custodia dei figli. In Iran una donna non può guidare una moto o salire sulla bicicletta. Una figlia ha diritto alla metà dell'eredità rispetto al fratello. La sua testimonianza in un processo vale la metà rispetto ad un uomo. La sua vita vale letteralmente la metà rispetto a quella di un uomo. Non dovete credere però che tutto questo sia stato accettato da noi donne. Le donne iraniane sempre hanno lottato. Già l'8 marzo 1979 più di 100.000 donne arrivarono a Teheran per manifestare contro l'obbligo del velo. Vennero brutalmente aggredite dalle milizie in borghese. Per anni sono umiliata, multata, arrestata, incarcerata e anche acidificata. Come forse saprete, acidificare una donna consiste nel gettarle sul volto dell'acido, di solito sulfurico ricavato dalle batterie delle auto. L'intenzionalità del gesto è annullare l'identità della donna dal punto di vista individuale, ma soprattutto vuole essere un monito per le altre donne di stare calma e di non alzare la testa. Ma le donne in Iran non hanno mai smesso di lottare. Se in Iran le donne non sono come in Afghanistan, non è perché il regime islamico non ci ha provato, ma perché non ci è riuscito. Le nostre donne non lo hanno permesso e ne hanno pagato il prezzo. Il regime della polizia morale ogni anno spende la bellezza di 1 miliardo e 800 milioni di dollari per le hijab e politiche ad esso connesse. Per le politiche ambientali spende appena 36 milioni di dollari. Io sono stata fortunata. La gabbia si è aperta per me, ma non tutti i miei fratelli e sorelle come state vivendo sono stati fortunati come me. Certo, alcuni sono più audaci di me e non vogliono semplicemente fuggire da quella gabbia. La vogliono rompere, come Nika, come Hadis, come Sarina, come Majid Reza, come Mohammad Mehdi. Nelle ultime proteste sono state uccise più di 500 persone, di cui 70 minori e quasi 30.000 persone sono state arrestate e hanno bisogno di aiuto. La cosa più importante di tutto, però, è non pensare che questo sia un problema chiuso e circoscritto all'Iran e agli iraniani. Iraniani ed europei hanno lo stesso interesse in questa lotta. Credimi, senza la Repubblica Islamica, la Russia non ha droni per attaccare l'Ucraina. Il mondo senza Repubblica Islamica è un posto più sicuro per tutti noi. Sostente la vera voce degli iraniani fuori dall'Iran, qui in Italia e in Europa. Inserire il corpo delle guardiere della rivoluzione islamica, Islamic Revolutionary Guard Corps,
nei gruppi terroristici europei, rende la Repubblica Islamica più isolata nel mondo. Il MEC, l'esercito di liberazione nazionale dell'Iran, non è la voce degli iraniani, non sono noi. I senatori italiani non dovrebbero incontrarli. Il popolo, la vera voce degli iraniani, dovrebbe essere più forte per combattere contro la Repubblica Islamica. Quelle che chiediamo, quelle che vogliamo è ricostruire l'Iran come piace a noi. Per noi questo è l'inizio della rivoluzione moderna che porterà l'interno Medio Oriente ad un'era rinascimentale. Tutti voi avrete sentito che stanno avvelando anche le ragazze e i ragazzi nelle scuole. Adesso più di 3 mesi, più di 500 scuole. La Repubblica Islamica sta mostrando al mondo interno la vera natura di se stessa. Dobbiamo vedere. Ora sta ciascuno di voi decidere di aiutarci in questa impresa epica o negarci la libertà. Noi non vi chiediamo di combattere le nostre battaglie, ma di essere solidali con noi, di essere al nostro fianco. Fermatevi, ascoltateci, incontrare i leader di questa rivoluzione e prepariamo insieme, passo dopo passo, il mondo intero per un mondo senza Repubblica Islamica, per un mondo più sicuro, per un mondo più giusto, per un mondo con più uguaglianza per tutto. Grazie a voi. Adesso abbiamo un filmato, quindi guardiamolo tutti insieme. برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختهای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای هاینده برای بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای غصای اعصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی Eccolo, questo è il nostro applauso per la testimonianza che ci ha portato Sara
e penso non ci sia altro da aggiungere. Sara, come vi ho detto all'inizio, come ci ha ricordato anche lei, è attualmente una studentessa universitaria all'Università Orientale di Napoli. Recentemente il Collegio dei Maestri Venerabili della Campania ha organizzato, per precisione il 5 di marzo, un convegno sulla condizione della donna in Iran. Convegno dal titolo Donna, vita, libertà, eroine di oggi, eroine da sempre, ed ha ospitato anche Sara. Stamattina, come vi ho detto all'inizio, è qui il presidente del collegio, Giovanni Esposito, che ci racconterà quanto è successo e come si sia deciso di dare a Sara una borsa di studio per il perfezionamento dei suoi studi in Italia. Lo prego quindi di fare il suo intervento. Puoi stare lì se preferisci, oppure puoi venire qua, come volete. Sto bene qua. Benissimo, prego. Grazie e soprattutto buongiorno a tutti, ma grazie soprattutto a Sara, che per la seconda volta mi ha emozionato. E devo dire, noi a Napoli in questi ultimi anni siamo stati definiti chiagnazzari per il past president che dovrebbe stare qui, e devo dire ancora oggi Sara mi fa tremare la voce. Ogni essere umano nasce sicuramente libero e tutti quanti meritano la felicità. Questo grido di libertà che è arrivato dall'Iran, questo piccolo uccellino, oggi da noi, e prima ho avuto la fortuna di incontrarla a Napoli, devo dire, è così forte questo concetto che per noi è scontato, ma per alcuni popoli non è scontato. E questa canzone finale che grida fortemente libertà, un qualcosa che effettivamente lo dice con tanta veemenza, con tanta forza, quando parla di case insicure, è da impazzire per chi vive una situazione diversa. Quindi a questo piccolo uccellino, noi abbiamo come Collegio Campania Lucania, ma con il patrocinio, io dico universale, del GOI, abbiamo dato un piccolissimo contributo sì per i suoi studi, ma mi auguro per lei, per l'Iran, ma per il mondo intero, questo raggiungimento di questa luce che si chiama libertà. E veramente grazie a te da parte di tutti, e soprattutto forza, continua in questo tuo viaggio, che sarà anche il nostro viaggio da ieri in poi. Grazie Sara. Grazie. Grazie a Giovanni Esposito. Aspetta, magari se vuole fare un intervento, sì, e dirci qualcosa anche il gran maestro Stefano Visi. Prego. È la seconda volta che incontro Sara, ed è la seconda volta che incontro quel tuo coetaneo che ha cantato con una cantilena per la libertà e ha detto che aspiriamo tutti a rivedere il sole, e per rivedere il sole i giovani iraniani stanno combattendo. Soffrono, sono incarcerati, molti di loro sono stati uccisi. Quindi questo pensiero che il Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Campania Lucania, insieme al Grande Oriente d'Italia, hanno fatto per Sara, è un pensiero che tutti noi della Fratellanza Universale facciamo ai giovani iraniani. Grazie Sara e grazie al vostro impegno. Bene, a questo punto possiamo passare alla consegna della borsa di studio a Sara Ginejad De Argani da parte del presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Campania e Lucania, Giovanni Esposito, e del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi. Grazie, grazie Sara. Grazie. Grazie.
Bene, grazie, un saluto. Grazie a tutti. Prego. Dillo. Voglio solo vi ringrazio, anche io voglio combattere ancora, io voglio essere la voce dei giovani iraniani, non fermo mai io, perché ho deciso questo, come si dice, vei? Questo? Vei? I have decided this way. Ho deciso questo modo per combattere Repubblica Islamica, ma abbiamo bisogno di aiuto, perché non possiamo fare da sole, non possiamo fare da sole. Anche io dico, questo non è il problema degli iraniani, questo è il problema del mondo. Ok, speriamo. Grazie. Grazie Sara.